Allora, beh, io direi di iniziare perché l'argomento di questa sera a me è molto caro, ma penso che sia molto caro a molti di voi. Andremo a vedere come gestire le emozioni, andremo a capire che cosa sono le emozioni e quello che può essere utile in maniera pratica per andare a gestire la qualità delle emozioni e di conseguenza anche la qualità della vita. Mi piace, adesso scusate che vado avanti, mi presento solo velocemente perché qualcuno magari vedrà questa condivisione, cioè non mi piace neanche identificarlo come un training, perché alla fine non è un training, ma è una condivisione di quello che ho imparato io in questi anni. Chi lo vedrà dopo sa che niente, io sono questo, sono Vittorio Organi, sono un biohacker, un imprenditore digitale, community based marketer, tanta roba, può essere tanta roba, ma di base io amo definirmi una persona curiosa alla ricerca costante e continua di strumenti per creare e mantenere quello che è lo stato di felicità, quindi creare e mantenere un buono stato emotivo che mi permette di stare bene, di vivere in pace con me stesso e di affrontare la vita per come va affrontata. Chi vuole sapere qualcosa di più, ovviamente sono sui social, perché ormai siamo tutti sui social, sia su TikTok, su Instagram, su Facebook. Ultimamente non sono molto presente con contenuti, ma ho idea di ritornare a condividere quello che, come ho detto prima, ho imparato e sperimentato in tutti questi anni. Ho 52 anni, quindi un bel po' di sperimentazioni le ho fatte. Ma in una parte della mia vita avevo la sindrome di Calimero, non so se sapete che cos'è, mi sentivo piccolo e nero, adesso sono un po' più grande e non sono nero, nel senso non sono così negativo, così nero, perché ho imparato, osservando gli altri, osservando me, studiando tantissimo, sperimentando tantissimo, quali sono le cose importanti della vita. E stasera ne vedremo alcune e mi auguro che sia comunque un momento piacevole, un momento di condivisione poi alla fine, è un momento attraverso il quale voi possiate apprendere cose nuove da portare alla vostra vita e vi auguro che possiate ottenere quello che io chiamo lo stato di pace interiore, quello che dicevo prima, un qualcosa che vi permette comunque, a prescindere da quello che succede intorno a noi, di vivere centrati, di vivere in equilibrio e di vivere la vita al meglio, perché la vita alla fine per me è un gioco, è come un gioco a livelli, quindi immaginate, non so se avete mai giocato ai videogiochi, è un gioco a livelli e vai avanti solo se superi determinati livelli. Le emozioni rappresentano un livello da superare, ma lo vedremo fra poco. Intanto i soliti avvertimenti, nel senso le solite premesse che faccio ogni volta, è importante per cambiare, per migliorare se stessi, non prendersi in giro, potete raccontare quello che volete agli altri, ma a noi è meglio se non ci prendiamo in giro. Vedrete stasera quanto è importante essere onesti con se stessi. Non dobbiamo essere perfetti, la perfezione è una linea di tendenza. Tutti i giorni fate qualcosa per migliorarvi, facciamo qualcosa per migliorarci. Chi dice di essere perfetto vive al di fuori del mondo, vive scollegato dalla realtà, perché la natura è perfetta, ci sono delle regole perfette, ma il nostro compito è un po' quello di tendere a quello che è la perfezione, che è il miglioramento costante e continuo. Non arriveremo mai. Se fossimo arrivati alla perfezione non saremmo più in questo mondo, saremmo in un'altra dimensione. Ma anche di questo sono argomenti che magari un giorno affronteremo. Agisci costantemente, la goccia può scavare la roccia, fai anche poco tutti i giorni, i risultati ti sorprenderanno. Inizia adesso, ci sono delle persone che mi hanno detto stasera non posso perché lo vedo registrato, non importa quando vedrai questa registrazione, l'importante è che nel momento che la vedi ti metti in gioco e sperimenti quello che magari apprenderai questa sera. Ci sono delle cose che vedrete stasera che io non le ho colte subito. Ho dovuto metabolizzarle, ho dovuto sperimentarle perché tante volte a livello teorico sappiamo tante cose, ma finché non le mettiamo in pratica non saranno mai nostre. Ogni volta che conosciamo qualcosa, mettendola in pratica si metabolizza. Se rimanete sul livello della teoria, non cambierà mai niente nella vostra vita, perché la vita è un po' questa, la sperimentazione costante e continua per arrivare all'evoluzione. Ognuno di noi ha un qualcosa da compiere, ha una propria evoluzione, non tutti hanno la stessa evoluzione, ma una volta che la riconosci, qual è la tua missione di vita, la tua visione personale, la tua missione personale, la vita incomincia ad avere un senso migliore, nel senso tutto ha più senso e affronti le cose anche in maniera diversa. Magari questo potrebbe essere
anche un argomento da trattare nei prossimi incontri, che è quello della visione personale, della missione personale. Non è verità assoluta, quella di cui vi parlo, non voglio spacciarla come verità assoluta, è frutto di studi e sperimentazioni. È vero che io ho studiato tantissimo, ho sperimentato tantissimo, mi sono, diciamo, approcciato a tantissime filosofie differenti, tutte dicevano più o meno la stessa cosa, ma in maniera diversa. E quindi non prendetela come verità assoluta, ma prendetela come un altro punto di vista e provate a portarlo nella vostra vita. Infatti l'ultimo punto è: prendi tutto per vero, cioè in questo momento dovete mettervi nella versione mente aperta, perché se voi pregiudicate quello che dico, o me, la persona, in questo caso la persona che parla, che sono io, il pregiudizio non vi permette di recepire al meglio le informazioni. Il pregiudizio è un filtro. Cioè tutto quello che va al di fuori di quello che voi conoscete, del vostro giudizio o il pregiudizio, viene filtrato e viene scartato dal cervello, perché è qualcosa di non utile in quel momento. Perché il nostro cervello, come tutto il nostro corpo, ha il programma, uno dei programmi di base è quello di risparmiare energia, quindi, e di preservarsi da quello che può essere il dolore o le cose nuove. Quindi date per vero tutto quello che vi dico e poi mettetelo in dubbio. Cioè una volta che avete preso tutte le informazioni senza giudizio, provate a portare alla vostra vita e vedere se anche per voi può essere differente, possa fare la differenza come l'ha fatto per me in tutti questi anni. I concetti che vi condividerò questa sera, ho cercato di mettere il minimo indispensabile, ma quello che poteva essere efficace. Ovviamente sulle emozioni, sui programmi del cervello, sulla nostra evoluzione, cioè, potremmo parlare degli anni, però non è questo il caso, è meglio avere meno informazioni adesso, sperimentarle e poi magari andare a un passo successivo dopo. Quindi la mente funziona per programmi, tra cui il pregiudizio, quindi prendete tutto per vero e poi mettetelo in dubbio, e ovviamente sono qua a vostra disposizione per eventualmente darvi delle risposte. Una cosa che è importante precisare, l'ho già detto più di una volta, lo continuo a ripetere, quello che uno dei miei sogni, uno dei miei obiettivi era quello di condividere tutto quello che ho imparato e sperimentato negli anni liberamente, come in questo caso qua, e ci sono riuscito attraverso questa formula dei webinar gratuiti. Alla fine, se volete fare un omaggio, perché alla fine le cose gratis non sono mai, diciamo, prese nel verso giusto, fate un regalo a qualcuno, condividete del tempo, quello che potete con le persone vicino a voi, fatelo con voi, donate qualcosa a qualcun altro. Io stasera vi dono quello che so e lo faccio in maniera incondizionata, col cuore, perché mi fa piacere farlo così. Per un altro motivo, perché comunque nella mia vita ho incontrato tantissime persone che hanno condiviso, mi hanno aiutato in maniera incondizionata, e quindi è anche giusto ridare indietro quello che è stato dato a me. Detto questo, io direi che siamo quasi alla partenza. Le tre domande che dobbiamo sempre farci tutte le mattine, ogni volta che è importante farcele: è importante sapere quello che vogliamo, è importante conoscere il prezzo da pagare, perché ogni cosa ha un prezzo, non in termini economici, ma magari in termini di energia, di tempo, di sacrificio, e ovviamente dobbiamo sapere se siamo disposti a pagarlo. Anche stasera, quando si parla di sperimentazione delle emozioni, il prezzo da pagare è molto alto, perché andiamo a giocare su tutti quegli stati, che stasera vedremo, che alla fine spesso non ci fanno stare bene. Ma è importante capire che tutto quello che non ci fa stare bene è utile, è per noi, non è contro di noi. Quindi se noi sappiamo gestirlo al meglio, ovviamente tutta la nostra vita, la qualità della nostra vita migliorerà. Non so se vedo che state scrivendo qualcosa in chat, sappiate che non le leggo adesso. La leggerò poi dopo, alla fine, quando saranno le domande e risposte, leggerò. E prendete, non state neanche a prendere appunti, se volete prendere, prendete, se volete fare screenshot, fate quello che volete, ma l'importante è che ascoltiate in maniera attiva, perché le cose che vi devo dire non sono da trascrivere, alla fine vi posso dare anche le slide, non è un problema, ma è importante seguire il senso del discorso, il filo del discorso. La domanda che vi faccio adesso è, prima domanda, qual è il vostro stato emotivo? Adesso provate a identificare con un aggettivo come vi sentite. Vi do qualche secondo. Può essere mi sento bene, mi sento male, mi sento
provo paura, sto affrontando le cose con coraggio, mi sento pieno di entusiasmo, mi sento felice, mi sento triste, ok? Quindi date in questo momento, la vostra vita, le aree della vostra vita, che cosa, quale emozione provate pensando a chi siete oggi e a quello che state facendo? Qualche secondino. Questo, se volete, potete scriverlo, perché il diario delle emozioni è sicuramente un buono strumento per ottenere il meglio da sé. Ok, in base a quello che sentite in questo momento, sicuramente c'è un avvenimento o una situazione particolare nella vostra vita al quale avete pensato che vi ha scatenato uno stato emotivo. E qui c'è un primo concetto di base. Avete pensato a qualcosa e di conseguenza si è creato uno stato emotivo, ok? Però lo vediamo poi tra poco più nel dettaglio. Voglio farvi fare un'altra riflessione e un'osservazione di voi stessi. Vi rendete conto che quello che è il vostro stato emotivo in questo momento, o quello che è lo stato emotivo, diciamo, che vi accompagna nella maggior parte della vostra giornata, della vostra settimana, del vostro mese, della vostra vita, in qualche maniera influenza la vostra vita? Vi dirò che influenza tantissimo la nostra vita. Adesso, come vi ho detto prima, prendetele per quello che è, sentite le sensazioni e dopo vi spiegherò perché. Quindi, se in questo momento sono depresso, non prendo decisioni, agisco con pochissima energia, non ottengo quello che voglio, e anche se lo ottengo, non sono contento, non sono soddisfatto. Se invece questo è un bel periodo per voi, c'è entusiasmo, siete felici, vi renderete conto che siete più propensi a fare determinate scelte, a fare determinate azioni, a iniziare determinati progetti. È chiaro questo passaggio? Quindi, quando ho un'emozione, diciamo, negativa, viene chiamata negativa, ma tecnicamente non è negativa per quello che pensiamo noi, perché alla fine è utile. Negativo per noi è un concetto di sbagliato. Negativo no. La luce ha un polo, la corrente ha un polo positivo e un polo negativo. Entrambi sono utili per creare l'elettricità. Se ci fosse solo il polo positivo, non ci sarebbe la corrente, non ci sarebbe la luce. Se ci fosse solo il polo negativo, stessa cosa, non ci sarebbe la corrente, non ci sarebbe la luce. Quindi nella nostra vita, concetto fondamentale, abbiamo bisogno di, chiamiamole adesso, emozioni positive ed emozioni negative. L'alternanza di queste due emozioni creano la vita. Altrimenti non si può essere sempre al top e non si può essere sempre down. Perché se sei sempre al top, sei dissociato dalla realtà, è impossibile che vada sempre tutto bene. Anche le persone che sono sempre felici, apparentemente, se in maniera conscia o inconscia, hanno imparato a gestire le proprie emozioni. Non esistono persone sempre felici e non esistono persone sempre depresse. Magari un po' meno depresse, un po' più depresse, ma le emozioni sono degli stati emotivi non permanenti. E adesso andiamo a vedere che cosa intendo per non permanenti. Però, come vi ho detto prima, in base adesso come vi sentite, in base a come interpretate quello che vi succede, abbiamo detto che c'è una qualità delle emozioni. E la qualità della vita è determinata dalla qualità delle emozioni. Se io mi sento bene, vedo la vita in maniera diversa. Se io mi sento male, ho paura, sono in depressione, vedo la vita sotto un altro punto di vista. Sono dei filtri, immaginate che sono dei filtri, le emozioni, che ci vanno a far giudicare tutto quello che succede nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Ragionate, pensate ai momenti della vostra vita dove eravate up, come andavano, o anche se avete dovuto affrontare delle sfide, sono certo che le avete affrontate in maniera differente rispetto a quando magari ci sono stati dei momenti della vostra vita dove eravate in down, dove magari non avevate quell'energia così potente, quelle belle energie. Quindi questo è il concetto base. Me lo sentirete dire milioni di volte, perché metabolizzare questa cosa qua mi ha fatto fare quello che si dice un salto quantico, mi ha fatto vedere veramente la vita sotto un altro punto di vista. E andiamo a vedere cosa sono le emozioni. Mi piace questa immagine, bellissima, perché c'è una parte logica e una parte emotiva. Abbiamo bisogno di entrambe le parti, come abbiamo bisogno di una parte positiva e negativa, ma andiamo a vedere tecnicamente che cosa sono. Le emozioni sono stati fisiologici interiori non permanenti. Ogni persona le vive in maniera differente. Quello che per me
viene chiamata felicità, per un'altra persona viene chiamato entusiasmo. Non lo so, è un'interpretazione soggettiva. È vero che esistono emozioni superiori, e poi le vedremo quali sono, ed emozioni inferiori. Ma esistono regole pratiche uguali per tutti che permettono di crearle, alimentarle e mantenerle. Quindi crearle, quindi le creiamo noi, sono interiori, non è quello che succede fuori che ci crea l'emozione, ma è come noi viviamo l'emozione che ci crea la nostra vita al di fuori. E viviamo per soddisfare emozioni, viviamo per soddisfare stati emotivi. Ok? Chiaro questo? È tutto chiaro questo passaggio? E andiamo avanti. Cos'è un'emozione? Definizione tecnica. L'emozione è intesa come l'insieme di reazioni organiche che un individuo sperimenta quando risponde a determinati stimoli esterni e direi anche interni, che gli consentono di adattarsi a una situazione rispetto a una persona, un oggetto, un luogo tra gli altri. Quindi che vanno a fare la differenza da come vivono le situazioni. La parola emozione deriva dal latino emotion, che significa movimento, che significa impulso. Le emozioni danno vita alle azioni. Altro concetto fondamentale. Le emozioni danno vita alle azioni. Emotion, emuovere, movimento, impulso. Ma andiamo un pochettino nello specifico. Questo è il ciclo di creazione della realtà. Quell'immagine lì è molto semplificata, pensieri, emozioni, azioni. Però immaginate quello che ho detto prima. Input interni e esterni. Succede un qualcosa, il nostro cervello la deve catalogare. Ok? Una volta che l'ha catalogata, gli deve dare un valore. E il valore è sulla base di come noi viviamo quella situazione. Però attenzione, anche i pensieri sono filtrati. I pensieri si creano all'interno da noi. Su questo, secondo me, dovremmo andare ad affrontare, ad approfondire questo argomento. Quindi, input. Succede qualcosa. Ho delle sensazioni, mi si crea un pensiero. Questo pensiero, scusate, manca un pezzo, me ne sono reso conto adesso. Pensieri, i pensieri creano quel valore che mi hai detto prima, che si chiamano emozioni. Quindi è una situazione che mi fa stare più o meno bene, più o meno male, e ho un'emozione superiore o un'emozione inferiore. Sulla base di questo stato emotivo, io prendo decisioni. Si dice che quando si è arrabbiati, quando si è depressi, quando si è tristi, non bisogna mai prendere decisioni, come vi ho detto prima, perché qualunque decisione non avrebbe valore, non avrebbe energia, non porterebbe mai ai risultati che speriamo, che desideriamo. E anche se lì ci fa raggiungere, non riusciremo mai a goderci al meglio. E i pensieri, noi siamo padroni, come abbiamo visto l'altra volta, dei nostri pensieri. I pensieri si creano sulla base dell'interpretazione, che è un programma. Anche come interpretiamo la vita è un programma, come il pregiudizio, l'esperienza, la cultura, la religione, i media, la famiglia, ci creano dei programmi sulla base dei quali noi filtriamo tutto quello che succede. Quindi decisioni, sulla base dello stato emotivo, decido, agisco e di conseguenza i risultati. Quindi input, pensieri, emozioni, decisioni, azioni, risultati. E qui incomincio ad entrare in gioco le emozioni. Quindi mi succede qualcosa, la prima cosa che devo osservare è il pensiero. Ma al di là del pensiero, la sensazione, lo stato fisiologico, il sentirmi il cuore che batte velocemente, il sentirmi tranquillo, il sentirmi agitato, il sentirmi un po' a disagio. Quelle sensazioni che noi diamo il nome emozioni, che può essere felicità, gioia, tristezza, depressione, sono variazioni fisiologiche. Battito cardiaco, sudorazione, temperatura. Noi poi le chiamiamo, come ho detto prima, tristezza, gioia, paura, depressione, coraggio. Ma alla fine è il nostro corpo che ci dà degli input, ci dà delle risposte. E le emozioni servono per creare azione, per creare azione. Sono impulsi, vengono creati dal cervello, sono delle
sono delle, come si dice, sono attraverso i neurotrasmettitori, quindi sono un qualcosa che devono creare il movimento, che devono creare proprio l'azione, ci portano a muoverci proprio tecnicamente, fisicamente, di conseguenza noi ci comportiamo, ci muoviamo e insieme le nostre azioni creano i risultati. Ma anche su questo andremo magari in profondità nelle prossime volte. Quando vi dicevo che sono reazioni fisiologiche, quindi sono ormoni e neurotrasmettitori, questa è una foto termografica di persone che provano emozioni. Come vedete, la rabbia, la maggior parte del flusso sanguigno è nella testa, nelle braccia e nel petto. Il resto del corpo è freddo. Dove vedete il rosso vuol dire che c'è calore, ok? La paura, stessa cosa, vedete un po' l'immobilità. Nella rabbia ti viene voglia di spaccare tutto e quindi cosa fa il nostro corpo, il nostro cervello? Manda l'impulso alle braccia di agire. Sono contratte, di scattare, perché ti devi difendere, perché la rabbia ti porta a fare questo tipo di comportamento. La paura invece è, vedete, comunque un calore meno diffuso e guardate gli arti, le gambe e le braccia sono fredde, quindi è essere inerme. Disgusto è uguale, ma guardate la felicità, guardate il calore come è ben, diciamo, omogeneo all'interno del corpo, come è ben distribuito. La felicità è uno stato dove comunque il nostro corpo sta bene, tutti gli organi funzionano bene, tutti i sistemi sono irrorati, il sangue circola in maniera perfetta e il nostro corpo diciamo che è caldo nella stessa maniera. Tristezza, guardate, completamente freddo. Sorpresa, solo una parte del cervello e del cuore c'è il calore. Neutrale, completamente freddo. Ma andate a vedere l'amore, andate a vedere la depressione. Il corpo completamente freddo, il disprezzo, solo la parte del cervello è calda, tutto il resto è neutrale, è fermo. L'orgoglio non la posso mettere tra le emozioni superiori, è un'emozione inferiore l'orgoglio, perché a volte per orgoglio non si fanno determinate cose. La vergogna e l'invidia, guardate l'invidia tende a non far muovere le persone, è un qualcosa che ti rimane a livello di cervello, ma l'invidia tendenzialmente quando invidiamo le persone le guardiamo non con buone emozioni, ma non facciamo niente. Se ci fosse qua un'immagine dell'ammirazione, che adesso vi dico una cosa, poi lo capirete dopo, è l'analogo corrispondente dell'invidia, l'ammirazione invece avrebbe comunque un calore ben distribuito in tutto il corpo, perché l'ammirazione è qualcosa che ti ispira. L'invidia è un qualcosa che ti blocca, non ti ispira assolutamente. Come vi ho detto prima, esistono emozioni superiori e emozioni inferiori. Poi chiamatele positive e negative, non importa, ma come vedete in questa sinusoide abbiamo bisogno di entrambe le emozioni, sia quelle superiori che quelle inferiori, che devono essere alternate. Non potremo mai essere sempre up e non potremo mai essere sempre down. Quindi l'alternanza, ci sono dei periodi dove comunque creiamo lo stato superiore e dobbiamo saperlo gestire al meglio, e ci saranno dei momenti dove vivremo dei nuovi livelli, delle sfide, e quindi è normale che all'inizio magari qualcosa che non sappiamo fare, qualcosa di nuovo, qualcosa anche di sgradevole, è normale che ci crei un'emozione, noi gli diamo quel valore, quell'emozione diciamo inferiore o negativa. L'importante è, vedrete dopo, riconoscere quell'emozione, riconoscere quello stato emotivo che non è permanente. La vita è fatta di dualità, non è permanente, non si può sempre stare in uno dei due livelli. È vero che tendenzialmente possiamo stare più nelle emozioni superiori e meno in quelle inferiori, o più in quelle inferiori e meno in quelle superiori, ma sono certo che nella vostra vita, per quanto vi sembra che tutto non vada bene, oh, niente va bene, sto male, sono depresso, sono triste, sono certo che nella vostra vita c'è almeno qualcosa che vi fa provare emozioni superiori, altrimenti sareste morti o sareste dall'altra parte, anche in questo caso qua, sareste diciamo alienati, chiamiamolo alienati, non mi viene il termine giusto. Quindi non si può essere sempre su e non si può essere sempre giù. L'alternanza, il segreto è andare a capire dove siamo e a fare determinate cose per passare ovviamente dove? Nell'emozione superiore. Perché nell'emozione inferiore c'è la sfida, c'è il nuovo livello, quello che vi dicevo prima. E se riesco a trasmutare, a trasformare quell'emozione in superiore, allora ho fatto bingo.
ma non è sempre facile. Perché non ci mettiamo in gioco? Perché non ci osserviamo? Perché a volte le emozioni le ignoriamo. Ed è fondamentale vivere ogni emozione per quella che è. Quali sono queste famose emozioni superiori e inferiori? Ma guardate già solo il disclaimer sotto. L'emozione inferiore è l'assenza dell'emozione superiore, analoga e corrispondente. La depressione non esiste. La depressione è l'assenza di entusiasmo. L'odio non esiste. L'odio è l'assenza di amore. L'ingratitudine non esiste. È l'assenza di gratitudine. La tristezza non esiste. È l'assenza di felicità. Come non esiste il buio, che è l'assenza di luce, perché se io sono al buio e accendo la luce, il buio sparisce. Se io sono depresso e trovo qualcosa che mi crea entusiasmo, la depressione sparisce. Se io sto odiando, se trovo qualcosa da amare e porto l'amore dentro di me, l'odio sparisce. Se sono triste, se trovo il modo di essere felice, se vi ricordate l'ultimo incontro che abbiamo fatto, che era la ricerca della felicità, se sono felice, se trovo quel pensiero felice, se vivo una vita felice, se creo la felicità dentro di me, perché anche la felicità è uno stato emotivo interiore, la tristezza svanisce. Se sono deluso, è perché non c'ho più la speranza. Se ho dolore e vergogna, è perché non ho il piacere. Se sono insoddisfatto, è perché mi manca la soddisfazione. Se ho paura, è normale avere paura quando c'è qualcosa di nuovo o qualcosa che non siamo mai riusciti a fare, qualcosa di sfidante, dobbiamo trovare il coraggio. Quando troviamo il coraggio, la paura svanisce. Non svanisce, viene gestita al meglio. Perché tutte queste emozioni non svaniscono. Non è che se divento entusiasta una volta, come ho detto prima, sono entusiasta per tutta la vita. Devo imparare a gestire l'entusiasmo, devo imparare a gestire l'amore, devo imparare a gestire la gratitudine, devo imparare a gestire la felicità e tutte le emozioni superiori. E la stessa cosa, vi ho fatto l'esempio del buio e della luce, il freddo non esiste. Il freddo è l'assenza di calore, ma se hai freddo ti scaldi, il freddo sparisce. Se sei preoccupato, ma trovi il modo di essere tranquillo attraverso comunque pratiche quotidiane, la preoccupazione svanisce. Se sei annoiato, trovi qualcosa che ti appassiona, la noia svanisce. Se sei diffidente, sospettoso, dubbioso, perché è successo qualcosa nella tua vita, perché sei d'indole così, diciamo di hai una tendenza, non sei d'indole perché il carattere si può cambiare, si possono cambiare i geni, hanno dimostrato che può cambiare il DNA, figurati se non possono cambiare gli stati emotivi che sono non permanenti interiori. Con la fiducia tutto sparisce. Invidia, ve lo ricordate prima, se io invidio una persona, se mi sposto verso la sua analoga e corrispondente, si chiamano emozioni con un'ottava superiore, quindi l'invidia viene trasmutata in ammirazione. Quindi incomincio a gestire l'ammirazione. L'ammirazione dà energia, può muovere. L'invidia è un po' come il freddo, è come il buio, ti dà immobilità. Okay? Emozioni superiori, emozioni inferiori. Entrambe ne abbiamo bisogno. Dobbiamo sperimentarle. Non dico tutte, quelle superiori vi auguro di sperimentare tutte, ma quelle inferiori diciamo che possiamo passarci nella vita più di una volta. E finché non impariamo a trasformarle, a trasmutarle, le continueremo a vivere, perché diventano dei programmi emotivi sulla base dei quali noi ci comportiamo. Ricordiamoci sempre che il nostro corpo, il nostro cervello hanno il programma di base che è quello di farci risparmiare energia, ok? Quindi da lì, quando io riconosco qual è lo stato emotivo che sto provando e conosco l'analogo e corrispondente, ho fatto bingo. E adesso andiamo a vedere come. Ve l'ho detto che sarà una condivisione veloce, ma mi auguro che sia efficace e che arrivi dritto al punto. Quindi io ho imparato questo. Non è chi sei, quello che fai e quello che hai che determina il tuo stato emotivo. Ci sono persone che hanno tutto, ma non sono felici. E ci sono persone che hanno di meno o hanno molto meno e sono felici lo stesso. L'altra volta quando abbiamo fatto la condivisione sulla ricerca della felicità, vi ricordate che ho fatto l'esempio di Robin Williams, lo conoscete, con i Morte Mindy, quello che ha fatto L'attimo fuggente, che ha fatto tantissimi film, Patch Adams, una persona che potenzialmente aveva tutto, soldi, fama, cioè era veramente una persona che poteva avere quello che voleva, ma aveva quel mal di vivere che era la depressione e nonostante quello che avesse non riusciva a stare bene. Non so quali potevano essere i suoi demoni, quali potevano essere le sue difficoltà, ma non è riuscito a superarle, tanto che ha deciso di farla finita.
Invece sono persone che, posso fare un esempio, adesso mi viene in mente, una delle prime persone che mi viene in mente, Alex Zanardi, sapete che quella persona, quello sportivo che ha perso entrambe le gambe, adesso poi gli sono successe, gliene stanno succedendo di tutte, però è una persona che continua a essere sorridente, una persona che continua a mettersi in gioco. Il fatto di aver perso le gambe non l'ha fermato. Una persona normale probabilmente se perde un dito va in palla, perché pensa a tutte quelle cose che potrebbe non fare e che non può più fare perché non ha un dito. Invece lui si è fatto questa domanda, ha detto, quando si è svegliato che ha visto che era senza gambe, lui ha detto, io potevo fare due cose, o pensare a tutto quello che non avrei potuto più fare senza gambe, o pensare a tutto quello che avrei potuto fare con il corpo, la parte del corpo che mi era rimasta. Ed è una persona che secondo me ha imparato a gestire i propri stati emotivi. Non è che lui sia stato felice, che bello che ho perso le gambe. Sicuramente sarà passato attraverso la paura, sarà passato attraverso il dolore, sarà passato attraverso la vergogna, la tristezza, ma ha imparato a gestirla e a trasformarla. E gli ha permesso di fare quello che ha fatto poi dopo. E poi sembra quasi che non so, che sia un po', adesso mi viene in mente condannata, non è la parola giusta, ma è una persona che affronta tantissime sfide. Come dicevo prima, le emozioni non risolte, ad esempio se provo paura in determinate situazioni, tenderò a creare un programma paura. Ogni volta che mi trovo in situazioni simili, proverò, anche se non sono uguali, proverò lo stato di paura. E si creano proprio dei programmi emotivi che vengono creati o per forte emozione, quindi ho avuto una grande delusione e mi ha creato, in una situazione, mi ha creato quel programma emotivo di delusione. Per esperienza, ho fatto 10 volte una cosa, non mi è venuta e sono sconfortato. Ogni volta che c'è qualcosa di nuovo da fare o mi ritrovo davanti a una sfida simile, rientra il programma emotivo dello sconforto e a forza di ripeterle. Quindi ogni volta che noi davanti a situazioni simili ci portiamo nella stessa maniera, si creano i programmi emotivi che, se non vengono risolti, continuano a ripetersi in maniera costante nella nostra vita, e questa si chiama tecnicamente emozione dominante. Quindi se voi, sulla base di quello che lo schema prima, andate a identificare qual è quell'emozione che provate più spesso e la provate in varie aree della vita, non solo in un'area, e lì c'è la vostra emozione dominante, che nel momento che la riconoscete e, vediamo dopo, l'accettate e la trasformate, la vostra vita cambierà, perché sarete passati a un nuovo livello. Questo non vuol dire che non tornerà più, ma anche quando tornerà, voi saprete gestirla al meglio e al massimo. A cosa servono le emozioni? L'ho già anticipato qualcosa prima. Noi evolviamo attraverso il passaggio di livelli, come in un videogioco, e semplicemente le emozioni sono la base della nostra evoluzione. Attraverso l'accettazione e la trasformazione delle emozioni, la nostra coscienza fa esperienza ed evolve, la nostra anima, la nostra coscienza fa esperienza ed evolve. Quando le emozioni non vengono accettate e trasformate, si creano i blocchi, quello che vi dicevo prima, possono essere blocchi karmici, mettetelo un attimino lì, poi avremo modo di approfondirlo. Si creano delle ferite emozionali, ogni volta che succede qualcosa di simile, sto male, e si creano proprio questi blocchi emotivi. Le emozioni vanno vissute per quello che sono e vanno trasformate. Quindi ogni volta che abbiamo un'emozione, proviamo un'emozione inferiore, non dobbiamo fermarci, dobbiamo comprenderla, dobbiamo accettarla, dobbiamo viverla, non dobbiamo negarla, non dobbiamo far finta che non esiste, perché io non posso cambiare un qualcosa che non accetto e non riconosco. Quindi provate a definire quella che per voi in questo momento è l'emozione dominante, che fa parte di quelle famose emozioni, che ho fatto vedere prima, ma fra poco ve le faccio rivedere, e quando avete identificato qual è la sua emozione analoga e corrispondente, allora lì avverrà la trasmutazione e vi spiego fra poco come. Tanto io spero che sia tutto chiaro fino adesso, poi dopo vi do lo spazio per fare le domande. Quindi come gestire le emozioni? Quindi come passare dalle vecchie abitudini alle nuove abitudini? Quindi la gestione delle abitudini. La maggior parte delle persone si fa vivere dalle emozioni, si fa vivere dalla vita, non vive le emozioni e di conseguenza non vive la vita. Sempre per programmi che si sono creati per esperienza, per traumi, per ripetizione. Cioè è un po' come se ci fosse qualcun altro che gestisce la nostra vita attraverso le nostre emozioni.
ma noi possiamo diventare padroni e protagonisti della nostra vita attraverso la gestione delle emozioni, che è il fulcro della vita. Viviamo per soddisfare stati emotivi. Qualunque cosa voi volete nella vita, immaginatela, e quando immaginate quella cosa lì, immaginate come sarà la vostra vita quando otterrete quella cosa lì, ed è quello che voi volete. Non volete quella cosa lì, voi volete quell'emozione che al pensiero di quella cosa lì realizzata voi vivete. È chiaro? Spero che sia chiaro questo concetto qui. Non vogliamo le cose, non vogliamo le persone, ma noi vogliamo vivere quello stato emotivo ideale, quello stato emotivo desiderato. E a volte fermarsi troppo sulla cosa fisica, e se non la raggiungi, quindi penso, se non ottengo quella cosa lì, non sarò mai felice, saremo sempre dipendenti dalle cose esterne. Ma io quell'emozione lì la posso vivere in migliaia di forme diverse, attraverso migliaia di cose diverse, attraverso migliaia di persone diverse. Non mi devo focalizzare sulle cose, sulle persone, ma sulle emozioni. C'era un... Non mi ricordo più che lo diceva questo. Non vivete per le cose, non vivete per le persone, ma vivete per vivere le emozioni. Mi sembra che fosse Einstein, addirittura. Poi andrò a vedere chi è che diceva questa frase qua. Quindi, sono le emozioni che danno colore alla vita, sono le emozioni che determinano la qualità della vita e noi viviamo per soddisfare le emozioni. Quindi identificate qual è lo stato emotivo che volete vivere sulla base di quello che adesso state vivendo e create dentro di voi quell'emozione, perché è l'emozione che crea la vita, l'emozione che dà l'azione, per fare in maniera tale che voi possiate ottenere quella cosa lì o altre, o comunque essere sempre in pace con voi stessi. Quindi primo passo, l'ho già detto prima, riconoscerle. Quindi devo capire in questo momento quale emozione sto vivendo. È molto utile avere un diario delle emozioni, tipo questo. Può essere un qualsiasi diario. Scrivete quando vi svegliate che emozioni state provando, senza prenderle in giro. Se non state bene, scrivete che cosa provate, ma al di là di scrivere quello che provate in quel momento, identificate quello che volete provare e andate già a creare nella vostra testa le immagini per cui voi possiate provare quell'emozione. Perché ogni volta che c'è un pensiero, ricordatelo sempre che il nostro corpo che deve dare una risposta, il nostro cervello che deve dare una risposta, la nostra anima che deve dare una risposta, vi deve dare un valore. E il valore è l'emozione che provate quando fate quel pensiero. Quello è il valore delle cose che viviamo, delle persone con le quali interagiamo. Che cosa sentiamo noi quando pensiamo o viviamo quella situazione. E se quella cosa, quella persona non mi piace, non mi va bene, creo dentro di me quell'immagine mentale, quell'emozione per creare la decisione, l'azione per fare in maniera tale di cambiare quella situazione o quella persona, non cambiare la persona. Cioè cambiare, andare via, cambiare la persona, non possiamo cambiare le altre persone. Noi possiamo essere... gestire solo i nostri stati emotivi. Non possiamo, non abbiamo per fortuna nessuna responsabilità e nessun potere sulle emozioni degli altri e sulla vita degli altri. Mi spiace dirvelo quando qualcuno dice ma finché non cambia lui, finché non cambia le situazioni, io non starò bene, io non sarò felice, state perdendo tempo. Se pensate questo, state perdendo tempo perché non avete nessun controllo su quello che è fuori, ma solo su quello che è dentro. È vero che le nostre azioni possono determinare dei cambiamenti anche all'esterno, possono influenzare le persone e le situazioni all'esterno. Ripeto, quindi le rivediamo un attimino, qual è quell'emozione dominante che stai provando in questo momento? Depressione, odio, ingratitudine, tristezza, delusione, dolore, vergogna. Anche se magari non c'è l'emozione che state provando, ne ho messe alcune, se non state bene, se avete una situazione di disagio, di fastidio, di malinconia, vuol dire che è un'emozione inferiore. Ma cercate di capire qual è quel programma del cervello che vi fa creare quella roba lì, qual è quell'immagine che vi crea quell'emozione. E solo cambiandola dentro e nutrendo quell'emozione analoga corrispondente potrete trasformare la vostra vita. Quindi se sono depresso è importante che trovi qualcosa che mi crea entusiasmo. Se sto odiando, sono arrabbiato, devo trovare dentro di me l'amore, prima di tutto l'amore per me e poi l'amore per le persone vicino. Non ci sarà più spazio per l'odio se siete pieni d'amore.
Se sono ingrato, devo trovare la gratitudine, devo essere grato. Se sono triste, cosa mi rende felice? Cosa posso fare oggi per nutrire la mia felicità? Se sono deluso, che cos'è che mi può creare speranza? La speranza sembra, a volte si dice, chi visse sperando morì, non si può dire. Ma la speranza è un grandissimo stato emotivo. Però a volte mi dice la speranza è un'emozione attiva. Se no è un'illusione, non è la speranza. Cioè io spero di cambiare lavoro, spero di cambiare situazione lavorativa, ma se non faccio niente mi sto illudendo. Perché le emozioni, ricordatevi sempre, emotion, e muovere, creano azione. Se c'è solo l'emozione e non c'è l'azione, non ci sarà mai trasformazione. Spero che anche questo qui sia un altro concetto che vi arrivi dritti nella pancia, ok? Se sono annoiato, che cos'è che mi... quali sono quelle attività che mi creano passione? Che cosa mi piace fare? La noia sparisce quando c'è passione. Provatevi a pensare a quante volte avete avuto passione per qualcosa. Non avete il tempo di annoiarvi. Stessa cosa per la fiducia. È importante che mi fidi, magari non di tutti, perché magari sono delle persone che tendenzialmente possono, cioè, fregarmi. Però se sono diffidente con tutti, avrò il filtro di fidenza con tutti, non mi fiderò mai di nessuno e magari non mi fido di me stesso, non mi fido delle persone che potrebbero aiutarmi se ho il filtro di fidenza. Ricordatevi che le emozioni sono dei filtri. E anche dall'altra parte, troppa fiducia, anche lì ve l'ho detto, né troppo né, cioè, ci vuole l'alternanza. Se mi fido di tutti in maniera incondizionata, devo capire che a volte devo avere un po' di precauzione. È un po' come se non ho paura del vuoto. Non è che mi lancio dall'aereo senza paracadute. Ho paura del vuoto, lo affronto con coraggio, ma lo affronto anche col paracadute. Se non mi fido delle persone, cerco di trovarmi il paracadute. Ma se mi fido troppo, devo mettermi il paracadute, perché potrei anche cadere. Ok? Secondo passo, accettale e vivile senza giudizio. Come vi ho detto prima, le emozioni non vanno ignorate, non vanno anestetizzate. Sono persone che anestetizzano le emozioni con l'alcol, con le droghe, e non vanno represse. Ma attenzione, non sono le emozioni inferiori. Sono delle persone che non vivono nemmeno le emozioni superiori. Le reprimono, le ignorano, le anestetizzano. Sembra assurdo, ma sono persone che lo fanno anche con le emozioni superiori. Se siete felici, siate felici, ridete, scherzate, fregatevene se gli altri prendono per matti, ma che ve ne frega, l'importante è che voi, entro voi, abbiate quella pace interiore che vi permette di affrontare meglio la vostra vita. Le persone che vi giudicano, vi giudicheranno comunque a prescindere, che se siete felici perché siete felici, se siete tristi perché siete tristi, se avete coraggio perché avete coraggio, se avete paura perché avete paura. Cioè, chi deve giudicare, il giudice ha il compito di giudicare, chi tende a giudicare, sempre e comunque vi giudicherà a prescindere da quello che farete. Quindi non ignoratele, vivetele. Non anestetizzatele, vivetele. Non riprimettele, vivetele. Accettate senza giudizio. Cioè, quindi non prendetela con voi, ah, ma ho paura, sono un bbb. No, ho paura. Oh. Ma qual è l'emozione analoga e corrispondente alla paura? Ok? E trasformatele da inferiore a superiore. Quindi qualunque sia l'emozione che voi provate in questo momento, ricordatevi che le emozioni inferiori sono l'assenza dell'emozione superiore, analogo corrispondente, qual è quel pensiero, quell'azione, quel modo di vivere, quel modo di vedere la vita che mi crea quell'emozione superiore di cui ho bisogno? E sulla base di questo prendete nuove decisioni. E come vi ho detto prima, non basta pensare, non basta sentire, dovete agire. Emozioni, decisioni, azioni, risultati. Se no, dall'esempio che ho fatto prima, la speranza, ah, spero che prima o poi cambi le cose, ma è un'illusione. Spera di poter cambiare le cose, credi in te di cambiare le cose, di poter cambiare le cose, ma prendi nuove decisioni, fai nuove azioni, ottieni nuovi risultati, continua finché non trovi quello che è nella tua testa, quello che andrà ad alimentare in maniera costante e continua quello stato emotivo. Perché l'ultimo passaggio, sperimentale. E più vivo
nello stato emotivo alto, superiore, e più questo si alimentano, perché l'amore alimenta l'entusiasmo, alimenta la passione, alimenta la fiducia, aumenta il coraggio, alimenta l'ammirazione. E stessa cosa, la tristezza alimenta l'odio, la rabbia, l'invidia. Ci sono delle spirali che crescono e delle spirali che scendono. Quindi più alimento quello stato emotivo e più lo trovo, lo vivo, più il mio corpo, la mia anima lo vive, e più vivo invece stati inferiori e più andrò a fondo. Quindi è importante saper riconoscere l'emozione che state vivendo, e se è un'emozione positiva, superiore, continuate ad alimentarla, continuate a rimanere focalizzati su quel pensiero, quell'emozione, su quel tipo di decisione, su quel tipo di azione. Se invece è inferiore, riconoscetela, accettatela, vivetela senza giudizio, non ignorata, non anestetizzata, non reprimetela, trasformatela da inferiore a superiore, come? Attraverso azioni, decisioni, sperimentate, e non un giorno, non un mese, non una settimana, non un mese, costantemente, continuamente, tenete un diario delle vostre emozioni e vedetelo nel corso dei mesi, delle settimane, degli anni, e sperimentatele. Nel momento che avete sperimentato una nuova emozione, l'avete trasmutata, preparatevi al next level. Potrebbe arrivarvi lo stesso stato emotivo sotto un'altra forma, ma avete imparato a gestirlo, o nuovi stati emotivi da sperimentare. E adesso beh, qui c'è, ho messo come immagine la Wendy, quindi io mi fermo, quindi interrompo la registrazione, e ci sarà un altro training, cioè un'altra condivisione della quale vi parlerò alla fine di questo, ma se volete fare delle domande, aspettate che interrompo sia la condivisione che la registrazione, così almeno siamo liberi di parlare. Interrompo la registrazione.